Ciao di Gucci, ben ritrovati dal vostro Andrea Lincoln Tour in questo nuovo video per Pokémon Light Platinum. Dunque, in questo video andrò al faro a vedere cosa vuole da noi il capitano della palestra di questa città. Oh mio Dio! In poche parole, questo secondo me sarà come il faro in Pokémon Oro e Argento. Dobbiamo sconfiggere i vari allenatori che ci sono sui vari piani e poi alla fine potremmo appunto parlare con il capo palestra e vedere cosa c'è che non va e quindi affrontarlo. Che odio quando usano le super pozioni. Pichu, ti evolvi? Dimmi di sì, per favore. Non può essere più a lottare con te, sei troppo debole. Ecco, questo è il mio Sepnosi, tanto per cambiare. Non poteva essere altrimenti. Ah, ti sei svegliato, tesoro? Bravo. Cambio Pokémon, mando quelle... Miao. Oh, Bibarel. Mamma mia, questo è tosto. Bibarel, guardalo! Ma perché devo soffrire così per giocare? Mamma mia. Perché che... Questo è il miglior... Questo è il miglior faro del mondo. Stavo per leggere la miglior casa luce, perché Lighthouse è luce e casa, e quindi insomma mi stavo sbagliando malissimo. Ma io... Aspetta, a parte che devo andare a curare i Pokémon, perché mi pare che si sono curati da soli, voglio dire, però... Però, insomma, non è che... Dove sto andando? O forse l'ho curati io, ma non mi ricordo. Forse sì, è successo così. Non mi ricordo già più. Comunque sia, devo andare a comprare un po' di pozioni, un po' di cose, un po' di materiale. Non è qui il materiale che mi serve. Sono due fari. Ehi, quanti allenatori! Un po' tantini. Ecco, Quagsire. Ah, ho clinato davanti. Bene. C'è morto subito. Allora, o sono io che sono debole, che è probabile, oppure sono Gula a mammeta. C'è Charm, no. Mando Muten, cioè non è possibile che siano così forti. Muten a 35, ok, Tentacle. No, dai, che palle. Sono a niente. Questo è un allenatore. Allora, è un buon allenamento. Però se Glemiao mi si evolve. Oh. Manda Wailmer. Ma troppo ce ne vo qua di... Donna, prima che fai un altro rollout, dai. Meno male che si era loccato col rollout, perché sennò davvero, ragazzi, era pessima la situazione. Glemiao sta crepando. Ma pure appicciudiamole, va a quel paese, tanto. Posso fare solo taglio. Madonna. Certo. Con un altro, per essere un buon marinaio, devi prenderti cura dei tuoi Pokémon. Una cosa. Mio Dio! Cazzo, mi mandi questo? Che cosa dovrei fare? Manda starmi? Cazzo, io scappo. Cioè, ce lo sapevo che andava a finire male, però. Allora, facciamo così. Starmi non dovrebbe avere psichico, se non sbaglio. Infatti ha comete. Bite, che è super efficace. Pichu al 29. Mi ricordo una volta, per far evolvere un Pichu ci ho messo le aeree. Non dovrebbero esserci allenatori, ok. È importante per il continente di Zeri. Questa non è capo palestra, questa è capo palestra, Lucas. Guardando il mare sento un grande potere che rinforza i miei Pokémon d'acqua. Molto bene, Tara. Tornerò alla palestra. Vieni a combattermi se vuoi prendere la mia medaglia. Sì, io voglio venire a combattere con te, ma... Il problema è che forse non sono abbastanza forte. Voglio dire, porca Madoschi, elevatevi da ste cazzo di porte. Prima quello che si metteva davanti al quello del Pokémon Market, mo quest'altro, oh.
Allora, cioè questa fa così, fa tac, tac e tac, no? Si muove in tutte le fottute quattro direzioni. Perché proprio qui doveva venire? Proprio qui davanti. A me queste cose fanno incazzare. Oh, finalmente al 30 si evolve. Dopo tante lotte, dopo tanto sudare, ah, si evolve in Pikachu. E siccome io sono un grandissimo stronzo e non posso vincere senza più Raichu, lo faccio evolvere immediatamente il Raichu. Sì, cazzo, faccio evolvere subito. Non posso stare a perdere tempo. Guardalo, bello, potente, bazzana. Iron Tail, ovvero coda d'acciaio, è fisica in questo gioco. Lui ha molti punti in potenza fisica, quindi ha molto attacco. E a posto, direi che possiamo andare. Allora, Muten, che è War Turtle, sta per evolversi in Blastoise, mancano davvero pochi punti. Ma non lo faccio evolvere, cioè lo faccio evolvere ma non lo alleno. Quindi, in poche parole, vado direttamente in palestra. Si evolverà quando sarà il momento. Eccoci qua. Dunque, devo far abbassare i vari livelli. E... sì, questa è per forza la prima. No, ditemi che non l'ha fatto. Ditemi che non l'ha fatto, ragazzi, vi prego. Ditemi che non l'ha fatto, perché davvero sarebbe proprio una porcata merda, Gastrodon. È che... ma perché volevo fare Iron Tail? Lo so che gli fa poco perché è acciaio, però volevo farlo. Maledetti bastardi. E infatti gliel'ho fatto. Ho perso 3 turni, ma ce l'ho fatta. Dai! Oh... ah, non ha fatto la porcata, meno male. Un ponte è apparso. Sì, il coso della palestra l'ho fatto già da prima. Questo allenatore non ha nulla a che vedere, ma lo faccio lo stesso, perché tanto... insomma... mi dà un po' di punti. Ma Wemmer li ha dato... ma dai. Ma per favore... ma levatevi. Levatevi. Fatevi da parte. Raichu al 31, guarda che roba. Sapete che faccio? Ma... ok. Ah, pensavo non avesse nessuno strumento, invece c'aveva Pansy. Oh, Primplap. Croconaw? Che ci fa Croconaw? A posto così, cara? Nient'altro? Ah, ok. Allora, adesso vado a curare... aspetta, cercavo palestra adesso o c'è un altro allenatore? C'è un altro allenatore, ok, allora vado a curarmi Pokémon dopo. Voleva lui. Ma niente. Oh, la va o la spacca? La va, la va. E vai così, ragazzi. E anche War Turtle si evolve. Muten si evolve in Muten quando fa la camera, che diventa tutto quanto strapompato. Bella roba, bella roba. Mi piace. Me gusta mucho. Ora cercavo palestra, che ha un Kingdra. Ha un Kingdra. Bene. Octillery al 32. Ma che cazzo dici? Non so dove vai e ve lo uso pure subito. Non lo so. Allora, non vorrei dire nulla, ma insomma, il team è quello che è. Diciamo che ci ho provato ad allenarlo e insomma è andata abbastanza bene. E quindi direi di cominciare. Dunque, l'ultima volta contro questo tizio ci ho perso in maniera bruttissima. Ah, ci ho messo un paio d'ore ad allenare tutti. Un paio d'ore forse è un'esagerazione, dato che posso così accelerare all'inverosimile il gioco. Guarda, gli faccio fare un po' di ore, tanto che gli fa, alla fine non conta niente. Dunque, ho voluto iniziare con Paragly perché comunque sia con il fake out faccio molti danni e poi sta al 38. Se riesco ad andare di ipnosi, ok, è perfetto. Inoltre ha imparato lacerazione,
che fa moltissimi danni, non pochi, davvero molti. Inoltre ho allenato un Manectric perché, porca miseria, si evolve a 26, impara Scintilla e insomma può fare i grandissimi culi. A posto, il Manectric si prende un po' di punti esperienza. Ora mando Raichu. Raichu dovrei farcela con Kingdra? Non lo so. Le possibilità ci sono, purtroppo, essendo che l'ho fatto evolvere presto come un coglione, non ha potuto allenarsi abbastanza. E con Manectric apposta, è fatta anche con Manectric. Vado con Paraglyph, Fake Out e Kingdra, il Pokémon più difficile del team, dopo Gyarados è stato sconfitto. Ora c'ha Gyarados, l'ultimo mi pare che sia. Oddio, Trash di Gyarados, è tremendo Trash di Gyarados. Dovrei farcela con. A posto, si è colpito da solo. Mutant sarà al 37 e a posto. L'ho giocata male, ma ho vinto. E quindi va bene così. Congratulazioni, ti sei. Ah no, aspetta. Hai ricevuto congratulazioni così come la terza medaglia della Lega di Zeri, la Sea Beige. Vabbè, con la medaglia mare, la Sea Beige, puoi usare Rock Smash che ho già trovato. Ok, TM03 è Hydro Pulsar. Ok, bene. Dunque, dato che io avrei anche trovato la TM, la MN06, ovvero la HM, macchina nascosta, Hidden Machine 06, posso continuare tranquillamente il viaggio. Praticamente devo andare solo a curarmi Pokémon. Ora, a chi le imparo però? Non avrei un Pokémon a cui impararla, o meglio, ce l'ho ma non. A Growlithe proprio no, cioè non esiste proprio, neanche a Raichu. A sto punto sapete che faccio? Mi servirebbe un Pokémon volante, ma levo Vullaby e metto Mianfu. Mianfu almeno mi impara roccia, spacca roccia senza problemi. Volevo allenare Vullaby, ma sti cazzi. Andiamo a fare le cose fatte bene. Mianfu che tipo. Porca puttana. È tipo lotta e non impara a spaccaroccia con una mostra di tipo lotta. Perché? Miltank allora, dai, aspetta. Siccome Miltank è una grandissima vacca. Bene, Kuj, mi tocca interrompere qui questo video. Comunque sia, nel prossimo andremo avanti nel gioco. Insegnerò la MN06, che poi non è che sia una cosa chissà di quale grande importanza. Comunque sia. Vi ricordo che come in ogni video trovate i link alla pagina Facebook e Twitter in descrizione. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye!